Domenica 16 marzo 2014 si è svolto a Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, il ritiro diocesano dei giovani promosso dal servizio di pastorale giovanile. Un migliaio di giovani hanno voluto condividere insieme questa intensa esperienza, guidati da Don Federico Porrello, giovane sacerdote della diocesi di Roma. Salire sul monte per rivestirsi di luce. È a questa chiamata che, come ha sottolineato l'arcivescovo Calogero Lapiana, quasi 1000 giovani provenienti da tutta l'arcidiocesi, domenica 16 marzo, hanno risposto. Proprio nell'accogliente comune di Monforte San Giorgio, luogo che un geografo arabo definì il Monte dei Forti, forse ricordando il comportamento eroico tenuto dagli abitanti della zona nella resistenza contro i musulmani, un esercito colorato di giovani e adolescenti hanno vissuto una sosta spirituale, ma anche un incontro di festa con una comunità parrocchiale ospitale, i loro coetanei, i loro educatori ed il pastore della nostra diocesi. I giovani della parrocchia di Santo Stefano Briga e Medio, con la loro coinvolgente animazione, hanno dato il via a questa intensa e gioiosa giornata. Benvenuti al ritiro diocesano di Quaresima. Padre Dario Mostaccio, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile, ha salutato i giovani con il suo affettuoso benvenuto ed è stato a sua volta abbracciato non solo dalla sua equipe, ma da tutti coloro che lo sostengono e lo ringraziano per il suo prezioso servizio. Desiderano ringraziare Padre Dario per l'amorevolezza, l'impegno e la dedizione con cui guida l'equipe e si prende cura dei giovani a livello diocesano e regionale. Allo stesso tempo esprimiamo nei confronti suoi, di tutta la comunità parrocchiale di Olivarella, per la sua famiglia, affetto per il doloroso atto subito la notte del 7 marzo che ha causato l'incendio della sua auto. Al Signore affidiamo gli autori di questo gesto perché possano comprendere che nessuna azione malvagia può scalfire la speranza di chi con amore costruisce ogni giorno il bene. Dopo aver intronizzato e ascoltato il Vangelo del giorno, Don Federico Porrello, giovane sacerdote romano pieno di entusiasmo, ha aiutato i giovani a meditare la parola, il brano della Trasfigurazione proposto dalla liturgia domenicale. Questa pagina del Vangelo, ha detto, ci racconta la bellezza di Dio. Tutto ruota attorno alla luce. Gesù prende con sé alcuni discepoli che, come i giovani della diocesi, sono chiamati a condividere con lui questa esperienza, a stare soli con lui, ad ascoltare la sua parola e a parlare con lui. Tanti sono gli interrogativi che Don Federico ha proposto ai giovani. Abbiamo indossato oggi il vestito adatto per stare con Dio? Ma come ti vesti? Quale immagine dai agli altri di te? Con quale speranza torneremo a casa?
Allo stesso tempo ha sottolineato con forza che Gesù è venuto per portarci con lui verso la Pasqua, per condividere un'esperienza unica e chiamarci a seminare per lui e con lui bellezza nel mondo. Dopo l'ascolto e la meditazione della parola, i giovani hanno avuto la possibilità di sostare con lui in modi diversi, in luoghi diversi, continuando la loro meditazione singolarmente o in piccoli gruppi, incontrandolo nel sacramento del perdono o fermandosi ad ascoltare ancora ciò che lui oggi vuol dire personalmente. Dopo il momento del pranzo, occasione anche questa di incontro e di condivisione, la piazza e le vie di Monforte si sono riempite di giochi, canti e dei tanti colori della nostra diocesi. La celebrazione eucaristica è stata la più bella conclusione di questo ritiro. Radunati intorno all'altare, è stata occasione per ringraziare il Signore per il suo amore e, sollecitati dall'Arcivescovo, chiedere a Dio di poter contemplare il suo volto, quel volto trasfigurato, splendente, che può cambiare la vita. Monsignor Lapiana, richiamando le parole di San Paolo, ha sottolineato l'importanza per ognuno di riscoprire il dono del battesimo, attraverso cui siamo stati rivestiti di Cristo, e allo stesso tempo ha invitato a rinnovare questo dono ogni giorno, vivendo con gioia il compito che ognuno di noi ha di rivestirsi di Cristo, di essere figli della luce, della grazia e della misericordia. Certamente un titolo curioso e accattivante, quello del ritiro diocesano di Quaresima di quest'anno qui a Monforte San Giorgio. Ma come ti vesti? Ecco, è un interrogativo che abbiamo voluto rilanciare ai nostri giovani quest'oggi, perché possano comprendere che è importante avere un vestito bello, e chiaramente non è il riferimento al vestito esteriore, ma al vestito del cuore, al vestito dell'anima. Ci ha aiutato in questa riflessione Don Federico Porrello della Diocesi di Roma, che ha spezzato per noi la parola di questa giornata, ecco, il Vangelo della Trasfigurazione, che ci porta un po' sul monte così come abbiamo fatto noi, ma ci ricorda sempre che dobbiamo tornare giù a valle per vivere la nostra vita di fede, per testimoniare l'amore di Cristo e per condividerlo con i tanti giovani che ancora lo cercano. Speriamo che ancora questi momenti siano importanti per tutti i nostri giovani. Don Federico, ma tu come ti vesti? Un tema un po' insolito per un ritiro diocesano dei giovani organizzato dalla Pastorale Giovanile. Credo che un titolo del genere abbia suscitato abbastanza curiosità e spero che l'abbia fatto. Il titolo nasce da un'intuizione che ho avuto quando Padre Dario mi ha chiamato chiedendomi dammi un titolo per questo ritiro. Ecco, come ti vesti è una provocazione che ho voluto lanciare ai ragazzi per farli riflettere sugli atteggiamenti che loro assumono nei confronti di Dio. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù cambia di aspetto, indossa il vestito più bello per attrarre i suoi discepoli a sé. Ecco, io ho cercato di spronare questi ragazzi ad indossare il vestito più bello per rendere testimonianza a Lui, proprio per far vedere la bellezza di essere cristiani e soprattutto di essere un cristiano giovane. Ecco, è stata una sfida e spero che ci sia riuscito anche in questo intento, e a quanto vedo, insomma, intorno a me c'è stato un buon risultato. Ecco, grazie a Dio ci sono vestiti bene, ecco, speriamo che continuino a vestirsi ancora bene. Dopo aver detto grazie all'amministrazione comunale, alla comunità, al parroco, ai volontari e a quanti hanno contribuito a rendere speciale questa giornata, è giunto il momento di far ritorno a casa, portando nel cuore un ultimo invito da parte dell'Arcivescovo: vivere la trasfigurazione non come qualcosa da ammirare, ma come un mistero che ci riguarda e che siamo chiamati a vivere come impegno. Rivestirsi della luce di Cristo per guardare con i suoi occhi, amare con il suo cuore, pensare e giudicare con la sua mente ed essere, grazie a questo legame con Lui, testimoni credibili del suo Vangelo.